Possono delle donne sole combattere la mafia, dare una speranza a un rione senza voce? È quello che succede alla Guadagna, una piccola enclave del quartiere Oreto, stazione di Palermo, dimenticata da tutti, ma non da 80 donne, spesso mogli di pregiudicati, e da una suora, suor Anna Alonso, delle assistenti sociali missionarie, società di vita apostolica fondata nel dopoguerra dal cardinale Ernesto Ruffini. Il lavoro della suora, che con il centro arcobaleno 3P cura i poveri e le donne oppresse, i bambini che non hanno nulla e gli immigrati, però non va d'accordo con i mafiosi e i violenti che comandano in quella zona di Palermo. Non amano il suo impegno per gli ultimi, dona una speranza a chi non dovrebbe averla, sottrae manovalanza a basso costo, disturba spaccio e affari loschi. Per rubare due biciclette, che se me le chiedevano gliele davo, me le regalano per darle ai bambini, quindi non c'era motivo di rubarle. Per rubare due bongo, uno stereo, per rubare un biliardino. Il biliardino serviva per i ragazzi, mica per me. Nessuna cosa di questa la regalano a me, la regalano al centro, ed è del centro, ed è dei ragazzi, delle persone che frequentano, delle donne, delle mamme. Suor Anna, fondatrice del centro arcobaleno 3P, ovvero padre Pino Puglisi, che con il beato palermitano lavorò per ben 10 anni, è stata seguita, picchiata e minacciata con un coltello da un gruppo di giovani. L'episodio, avvenuto sabato scorso di sera sotto casa della religiosa in via Oreto, è stato reso noto solo oggi. In questi ultimi mesi la missionaria è stata bersaglio di minacce e intimidazioni da parte dei RAS della Borgata. Anche il centro, che ospita ben 200 minori, è stato più volte oggetto di danneggiamenti. Qui non entra, non so se posso dire, penso che posso dirlo, non entra né un extracomunitario né la polizia. L'unico aiuto che ho avuto, puntualizza la missionaria, è stato dai detenuti del carcere Pagliarelli, che hanno raccolto 3.200 euro per il centro. Mi hanno detto che grazie al mio lavoro forse i loro figli possono avere un futuro diverso.